Parto io con Gregorio Paltrinieri. Buonasera, come stai? Buonasera, tutto bene? Sono pronto per partire. Manca poco, 20 giorni, 15 giorni, forse sì. 20, sì. Adesso, finché sono in Italia, mi sembra ancora tantissimo, perché sono ancora lontano dalla realtà del Brasile. Poi sicuramente quando arriverò là mi sembrerà sempre meno, quindi sono preparato bene, sono pronto per partire. Sinceramente ho voglia di andare in Brasile e entrare già nel mood olimpico. Senti, come stai rispetto al Sette Colli? Ancora eri in preparazione, adesso come ti senti? La preparazione è la stessa, nel senso sto nuotando ancora tantissimo, sto facendo 16 km al giorno, lavori forti, ma giusto così. Io sono uno che preferisce arrivare fino all'ultimo veramente a lavorare, smettere pochi giorni prima della gara, perché ho bisogno di nuotare, ho bisogno di sensibilità in acqua, di fare lavori forti, di testarmi, quindi preferisco così. Probabilmente fino a Rio sarò in una condizione un po' acciaccata, un po' con tanto lavoro sulle spalle, poi alleggerirò alla fine e sarò pronto per la gara. Gara principale, ne parlavamo con Gabriele prima, tua è 13. Sì, 13 c'è la finale, 12 la batteria. Noi diamo per scontato sbagliando. Che ti aspetti? Tu farai la tua gara comunque, a prescindere anche dalla partecipazione di Sun Yang o meno? Assolutamente. Io di Sun Yang non so niente in questo momento. L'anno scorso ero caduto un po' nel tranello, mi aspettavo lui in finale, poi quando non è arrivato ai mondiali, diciamo, mi sono incasinato da solo, quindi quest'anno sinceramente voglio prenderla più sul personale, diciamo, impostare la gara come voglio io senza pensare troppo agli altri partecipanti e vedere poi come va. Alla fine, insomma, io non posso regolare quello che fanno gli altri, io so quello che voglio fare io, quindi sicuramente penserò alla mia tattica di gara e tutto lì. E l'ultima per me, poi lascio spazio ai colleghi, e nelle distanze, detti ci sarà pure nei 1500, ma nelle distanze inferiori è cresciuto tanto. E senti la pressione anche di doverti confrontare con lui? Lo vivi più come uno stimolo o più con pressione, appunto? No, sinceramente non ho, diciamo, pressioni o paure di alcun tipo. Siamo cresciuti insieme, lui è migliorato un sacco e spero vada bene, sinceramente, nei 400. Poi nei 1500 faccio il tifo per me, però nel senso nei 1500 sarà una battaglia anche lì, però insomma non penso niente di negativo, anzi sarò il primo a fare il tifo per lui nei 400 e anche nei 1500. Ecco, dopo l'infortunio di Tamberi e la probabile squalifica di Tsubasa, c'è maggiore pressione in voi nuotatori per quanto riguarda le speranze di medaglia italiane? No, a dire la verità no, io non ci penso. Semplicemente vado là per fare la mia gara e pensare poco al resto. Non voglio pensare a quello che dirà la gente, o che ci siano 20 medaglie o due medaglie, non è che mi interessi più così tanto. Io voglio andare là e fare la mia gara, tutto lì. Che cosa pensi invece del caso doping che sta riguardando la Russia? Ma è una brutta faccenda, nel senso, io sono sempre stato uno che accoglieva anche le seconde possibilità per gli atleti, magari trovati una volta, dici vabbè, può starci, magari non l'ha fatto volontariamente, diamogli una seconda opportunità. Però siamo arrivati a un punto che davvero il doping sta prevalendo su tutto il resto, quindi magari qualcosa di drastico andrebbe fatto per stroncare la voglia a chi ce l'ha di doparsi. Non lo so, è una brutta situazione, anche nel nuoto ne stanno trovando sempre di più, ma non solo russo, in generale. Quindi spero si risolva al più presto, che la vada continui a controllare a tappeto tutti, come fanno con me, che mi controllano ogni 3 giorni ormai. Ok, perfetto.